Allora, ho finito di mangiare, sono di ripartenza dopo il pranzo di Ferragosto consumato qua a Vaglio, in Basilicata, che è un altro bellissimo paese da visitare. Ora sto rientrando verso casa. Questa che sto percorrendo è la 407 Basentana, una statale che praticamente collega Potenza. Guarda, fin giù a Metaponto, una bella località marina, una delle località marine della costa ionica della nostra Basilicata. Adesso però lasciamo e ci dirigiamo verso Laurenzana. Castelmezzano, ragazzi, Castelmezzano praticamente è il luogo dove trovate il volo dell'angelo. Collega Castelmezzano e Pietra Pertosa. Purtroppo le strade, vedete, non sono il massimo, purtroppo. Ora manco qua da un bel po' di tempo, vediamo com'è messa la situazione a salire su. Prima tappa, signori, la diga della Camastra, che è veramente bella dal punto di vista ingegneristico, ha questo sfioratore, praticamente porta via l'acqua quando è troppo piena. Quando la diga è piena si crea questo effetto ottico di come se avesse sostanzialmente un buco nell'acqua. Ora, siccome fa parecchio caldo qua, da quello che ho capito non piove da parecchio, da quello che mi dicono, dalle notizie che mi riportano i miei, immagino sia basso il livello idrico. Peccato, sarebbe stato davvero molto bello vederlo in funzione con questo buco nell'acqua. Fantastico. E poi da là praticamente parte un'altra strada statale che collega Laurenzana, Corleto, Perticara, con un altro bellissimo centro storico. È una bella strada panoramica, d'inverno piena di neve, è fantastica. E se non ricordo male non chiude d'inverno, quindi è sempre aperta. Arriviamo sulla riga, sosta foto. Vi taggeremo il buon Spavald, che in questi giorni è qui in Basilicata. Peccato che non sia in moto. E poi riparto. Eccola. Foto fatte, video fatto, che pace e tranquillità. Volete meditare in santa pace? Qua. Che orario perfetto per viaggiare, ragazzi. Mamma mia, quest'ora guarda che bel fresco. Basta che non arriviamo troppo tardi. Che tra i tanti difetti che già avrò annoverato, questa moto ha anche quello di non avere un grandissimo gruppo ottico, ma un abbagliante praticamente inesistente. Bello anche da qua. C'era qualche cancello per scendere sotto, qualche area picnic sicuramente. Cioè attrezzata alla fine, se volete fare qualche sosta picnic qua, infatti, come vedete, Ferragosto, la gente viene qua. Eccoli i vecchietti. Che bella sensazione in moto, mamma mia. E se voglio dirla tutta, un grande grazie proprio lo devo a Spavald. Correva l'anno 2017 quando ero alla ricerca della mia moto, della mia prima moto, non avendo ancora la patente 3 però ero alla ricerca di questa moto che volevo comprare. Il mio amico ha un fantastico, hanno fatto, quindi alla fine l'hanno fatta questa nuova strada, bellissima, ottimo. Dicevo, il mio amico ha un Master 620 con il quale ho fatto un po' di video quando ho preso la patente l'anno scorso, ma comunque lui ce l'ha da un bel po'. L'ho acquistato, usato, bellissimo, tenuto veramente da Dio, e mi sono innamorato praticamente di questa moto. Mi ero innamorato di questa moto, seppur comunque per la mia statura, perché sono 1,83 m, non fosse alla fine il massimo del comfort, non era il massimo del comfort, e quindi mi sono dovuto un po'
reinventare, e stavo pensando anche di prendere un Kawasaki R6N. Però comunque l'idea del Ducati Monster c'era sempre nella mia mente alla fine. E cosa ho fatto? Praticamente mi sono informato un po'. Bello. Cosa ho fatto? Mi sono informato un po'. E quindi ho visto, cercavo qualche recensione. E una delle prime recensioni che ho trovato era quella del buon Spavald, che testava per l'appunto un Ducati Monster, mi sembra 6,20 proprio. E da là è partito tutto. Cioè da là ho iniziato a seguirlo. Poi da lui ho seguito di conseguenza Freccia Verde, perché giravano molti video insieme. E poi successivamente, l'anno dopo, ho conosciuto Sinagagiri, dopo Nasca, Luca Salvadori. Però Nasca e Salvadori sono più per la parte race, sostanzialmente, cosa che, oddio, Nasca è anche un po', fa anche altra tipologia di contenuti che sono anche molto piacevoli, però diciamo a me quello che piaceva di più era per l'appunto questo tipo di intrattenimento su strada, nel quale facevano vedere i vari posti, e ho iniziato quindi a segnare un po' di posti da visitare. E un'altra piccola idea che gironzolava per la testa era proprio quella di magari mettere un action cam sul casco e provare a tirare giù qualche moto vlog, così a perditempo, che alla fine io di lavoro faccio altro, quindi semplicemente unire questa tarda passione per la moto, perché se avessi potuto l'avrei fatto già da prima, però purtroppo praticamente non potevo permettermi nessun tipo di moto con i suoi relativi costi, e niente, quindi ho dovuto aspettare effettivamente un bel po' di anni. Quindi ho preso la moto settembre 2019 e ho iniziato la ricerca. Però poi a quel punto il target era cambiato, perché nel frattempo avevo scoperto che anche la mia zavorrina piaceva andare in moto. E quindi ho detto, perché limitare l'uscita soltanto ad uno, quando si può fare in due? Belle strade. Per chi sa guidare sono divertenti. Non certo per me, che purtroppo sono, come dicevo, le prime armi. Quindi ho iniziato la ricerca, cercando di incrociare budget e moto. Però questo Monster mi aveva troppo entusiasmato, e quindi avevo deciso, doveva essere una Ducati la mia prima moto. L'allora nuova multistrada, che era il 1260 o il 950, aveva comunque delle cifre importanti, e quindi sono dovuto andare sull'usato. La moto comoda per due, quale poteva essere? Per forza multistrada, ma per forza quello vecchio alla fine. A quel punto ho iniziato a cercare, fino a quando ho visto questa, del 2003, tenuta da un ragazzo di Como che, ragazzi, era tenuto in modo maniacale. La sua prima domanda è stata, hai un garage? Perché se non hai un garage io non te la do, perché fartela lasciare fuori sotto le intemperie non ci penso proprio. E ovviamente avevo il garage, perché sono altrettanto maniacale come lui. E quindi c'è stato questo scambio. L'ho presa ad un prezzo, diciamo, decente. E devo dire che effettivamente Animo Ducati è una cosa fuori da ogni ragione. Veramente divertente. Che bello. Ragazzi, se riesco voglio portare un po' di contenuti belli su questa terra. Ah, la strada è molto tortuosa. Ecco qual è, secondo me, l'unico problema di questa terra. Non c'è grandissimo rispetto per chi giornalmente si mette in strada.
queste sono le condizioni delle nostre strade. Comunque, togliendo questa piccola parentesi negativa, quello che abbiamo fatto fino ad ora è stato un bellissimo percorso. Qua piano piano cerchiamo di riportarla a casa senza lanciarla. Ok ragazzi, con questa prima esperienza lucana si chiude questo tour di 3 giorni di rientro a casa. Prossimi giorni spero di portare a casa, come vi dicevo, altri contenuti che possano farvi vedere le bellezze di questa terra. Quindi restate sintonizzati e ci vediamo al prossimo video. Bye bye! È sistematico, non puoi azzardare, perché puntualmente tu trovi il cane, cinghiale, tasso, tasso zero, tan, tag, tu trovi di tutto.